Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Questa è naturalmente una conferenza stampa. Il presidente Acquaroli sta per arrivare. Io farò una rapidissima illustrazione, naturalmente essendo una conferenza stampa, poi lasceremo lo spazio per poter fare domande, precisazioni o approfondimenti. Allora, il progetto di cui parliamo oggi è stato approvato un anno fa dalla Giunta regionale. L'ho portato il 30 maggio del 2022 all'approvazione della Giunta regionale su una proposta del dottor Patregnani, che è il dirigente del servizio farmaceutico dell'azienda sanitaria regionale. Come adesso, scusate, una piccola digressione: alla mia destra c'è il dottor Draisci, che sicuramente conoscete, è il nuovo direttore generale del Dipartimento Salute, ma la novità è costituita dal nuovo direttore dell'ARS, il nuovo dirigente che domani prenderà servizio nella nostra regione. E quindi, citando l'ARS, naturalmente non potevo omettere di presentarla. Poi dopo gli altri interlocutori naturalmente si presenteranno. Dicevo, la delibera è di un anno fa, del 30 maggio, inviata al Ministero della Salute. Il Ministero della Salute l'ha finanziata con uno stanziamento di 1.400.000 euro. Riguarda 266 farmacie su 515. E naturalmente ringrazio le associazioni rappresentative delle farmacie che poi qui interverranno. Ho già detto durante le battute che ho esplicitato davanti ai giornalisti che si tratta di un rapporto molto stretto che noi abbiamo con le farmacie e i farmacisti. Io desidero rinnovare i ringraziamenti nei loro riguardi, perché senza le farmacie noi non saremmo riusciti come regione ad essere una regione benchmark nella vaccinazione dei nostri cittadini. Pensiamo solo che un anno fa, poco prima di questi mesi, abbiamo completato la vaccinazione per 4 milioni di dosi, cioè una vaccinazione impensabile, insomma, solamente qualche anno fa. E dicevo, i soggetti, i cittadini interessati dalle prestazioni di cui parlerò sono circa 40.000, e la durata di questo accordo, parte dal 1 giugno fino al 31 dicembre di quest'anno. Ho già detto che nel piano sociosanitario che è stato approvato in giunta e che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro la prima decade del mese di agosto, abbiamo previsto un allargamento della cooperazione con le farmacie, tenendo conto che la mancanza di medici di medicina generale e pediatri, soprattutto nei territori interni, fa sì che le farmacie siano sostanzialmente i punti più avanzati del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi intendiamo allargare, corroborare il rapporto con le farmacie in modo tale che alcuni servizi possano essere incrementati. Velocissimamente, poi potranno approfondire chi interverrà dopo. Il primo intervento molto importante è rubricato con riconciliazione terapie farmaceutiche, che sta a significare sostanzialmente il fatto che se una persona assume più di 5 farmaci, il farmacista valuta l'eventuale conflittualità degli effetti di questi farmaci e comunica al medico di medicina generale l'appropriatezza nell'assunzione di questi farmaci, o comunque segnala il fatto. Il secondo intervento riguarda il diabete di tipo 2. Il diabete tipo 2 è la carenza sostanzialmente di insulina per persone prevalentemente in età avanzata, e qui le farmacie svolgono un ruolo importante che è il monitoraggio e un eventuale esame eventuale della glicemia. Poi c'è questo terzo intervento che è indicato con l'acronimo di BCO, che sarebbe la broncopatia cronico-ostruttiva. Sostanzialmente non è l'asma, come mi hanno spiegato, ma si tratta sostanzialmente della condizione di chi ha i bronchi chiusi e per respirare assume uno spray. Qui le farmacie saranno in grado naturalmente di consigliare bene su come fare terapia, come continuarla e così via. Un altro intervento importante, che è il quarto, è la facilitazione nell'accesso e nell'inserimento di alcuni contenuti nel fascicolo sanitario elettronico, ma qui
Lo voglio dire, la nostra regione è in gran ritardo, su 1,5 milioni di abitanti, mi pare che i fascicoli sanitari elettronici aperti non siano inferiori a 100.000 e quindi ci sono interventi molto importanti e finanziati dal PNRR che dobbiamo evidentemente corroborare. Questo è un problema molto serio per la nostra regione su cui dobbiamo sicuramente intervenire. Il quinto punto, ecco, questo è strategico, questo intervento, si tratta di avviare un percorso di telemedicina particolarmente significativo. Si parte dall'oltrepressorio, no? Questo device che viene incorporato dai cittadini e trattenuto H24, in modo tale che si possa misurare la pressione del corpo in un periodo abbastanza lungo. Poi abbiamo l'Holter cardiaco, anche qui è un device che viene portato dal paziente, dal cittadino, e anche qui c'è la misurazione elettrocardiogramma. Poi c'è la possibilità di eseguire l'elettrocardiogramma direttamente nelle farmacie, e poi c'è questo auto spirometria, si soffia insomma in questo strumento per verificare insomma l'aria nei polmoni. Ecco, io non sto parlando in modo da falegname, ecco, però ecco, se ci saranno poi degli approfondimenti potete poi specificarlo. Non per ultimo, su questo ci tengo a sottolineare l'importanza di questo accordo, è la verifica e il controllo dello screening sul colon retto, cioè l'accertamento della presenza del sangue nelle feci. Ecco, da una statistica che abbiamo elaborato e che risulta configurata molto bene dai redattori dottor Aletti dall'Agenzia Sanitaria Regionale nella bozza del piano sociosanitario, risulta per esempio che su questo screening ci sia un'adesione molto bassa di circa il 40% dei cittadini. Quindi che cosa fanno le farmacie? Le farmacie sollecitano sulla base di una banca dati che partirà domani mattina, solleciterà il cittadino a consegnare ai laboratori la provetta con le feci. Io mi arresto qua e passerei la parola al dirigente Draisci, dottor Draisci, e poi naturalmente ai nostri amici. Sì, prego. Buongiorno a tutti, rubo pochissimi secondi perché è giusto dare anche poi la parola ai tecnici. Il ruolo delle farmacie nella loro capillarità all'interno di un territorio che fanno attività integrativa rispetto al pubblico è un grande valore per tutti i cittadini, perché la farmacia ce la ritroviamo sotto casa. E arricchirla di questi servizi sicuramente sarà un grande vantaggio per il cittadino. Piano piano la farmacia ha cambiato un po' la sua connotazione in termini di erogazione di servizi, perché prima dispensava esclusivamente farmaci, ausili e qualche dispositivo. Oggi la farmacia si presenta come un ruolo sussidiario anche a quelle che sono le attività o i centri di cura sanitari, dando la possibilità al cittadino di poter trovare dalla prenotazione delle prestazioni ambulatoriali con questi nuovi servizi, oggi troverà e si arricchirà di un altro palmarès di prestazioni da poter dare. Questo è un rapporto che a mio avviso va costruito, va seguito e va in qualche modo anche accompagnato, proprio perché dobbiamo far entrare nell'abitudinarietà delle persone che all'interno della farmacia possono trovare delle risposte che semmai prima non trovavano o non cercavano. Pertanto quest'atto che la Giunta ha approvato è l'avvio di un percorso che parte da domani mattina, che vedrà coinvolte tante persone, sia in termini di utente sia in termini di operatori. Perché il servizio viene erogato se c'è una domanda e un'offerta. Quindi qui troviamo due mondi, il mondo di chi offre, che sono le farmacie, che lavorano di fianco alla sanità, e il mondo di chi chiede, che è il mondo degli utenti. E lo stesso, e questo è anche nell'ottica del piano sociosanitario, cioè quello di avvicinare i servizi agli utenti. E questo è un aspetto, come dire, che è coerente con la legge regionale 19, il piano sociosanitario. Quello di portare i servizi vicino al cittadino e di implementarlo proprio per fare in modo che il disagio che un cittadino vive
nel momento in cui soffre o nel momento in cui ha bisogno o di prestazioni o di cure, di terapie o di diagnosi, sia meno disagiato e meno appesantito. E quindi un grande valore che dobbiamo in qualche modo provare a replicare all'interno di tutti quanti i territori per rendere un servizio sempre migliore ai nostri cittadini. Grazie a tutti. Allora, prego dottore, adesso quando arriva... Ecco, è arrivato il governatore. Faccio. Allora, professor Vitabili, dai. Sì, volevo passare la parola. Cioè abbiamo i tre ospiti collegati. Allora, il dottor Vitabili dice che deve prendere la parola chi, dottore? Ah, c'è pure il dottor Luigi D'Ambrosio, Lettieri. Bene. I nostri tre ospiti che sono stati invitati e hanno risposto al nostro invito, il dottor Andrea Mandelli, che è presidente della FOFI, della Federazione degli Ordini Farmacisti, il dottor Marco Cossolo, che è il nostro presidente nazionale, e l'onorevole D'Ambrosio Lettieri, che è presidente della Fondazione Cannavò, che è quella che ci organizza poi i corsi per poter svolgere i servizi. Io, se sono in linea, passerei prima la parola. Allora, partendo magari dal dottor Andrea Mandelli. Mi sentite? Sì, benissimo. Bene, grazie. Buongiorno a tutti. Un saluto al presidente Acquaroli, all'assessore Saltamartini. Con il presidente abbiamo fatto un pezzo insieme alla Camera nella passata legislatura, prima che lui andasse a svolgere questo importante compito, questa elezione a presidente regionale. Quindi è un saluto cordiale che faccio a tutte le persone che sono presenti lì in sala e anche agli amici che sono collegati. Solo qualche parola per ribadire i concetti che ho sentito dall'assessore Saltamartini. È evidente che nel 2005 la Federazione degli Ordini comprese che il ruolo dei farmacisti italiani doveva un po' cambiare, da responsabili della dispensazione dovevano occuparsi di qualcosa in più. Abbiamo nel 2005 teorizzato questa evoluzione, quindi per me oggi è un grande piacere interfacciarmi con la Regione Marche, che sostanzialmente rende il sogno dei farmacisti. È evidente che le farmacie in questo momento hanno una piattaforma diffusa già in oltre 7.000 farmacie che usano gli stessi device, quindi rendono attendibile, replicabile il dato che viene controllato, e quindi è una grande opportunità che offriamo alle regioni. Un punto voglio farlo su questa opportunità che date ai farmacisti. Noi abbiamo in Italia su 101.000 farmacisti laureati e iscritti all'albo quasi 40.000 farmacisti che sono stati, che hanno superato il test che ha fatto la Federazione degli Ordini dell'Istituto Superiore di Sanità, e quindi sono farmacisti vaccinatori. Quindi il vostro progetto di vaccinare su una malattia così invalidante e così anche subdola come l'herpes zoster va proprio incontro a un'esigenza del paziente, ma anche trova riscontro in questo esercito di farmacisti vaccinatori che è a vostra disposizione. La Federazione degli Ordini ha voluto misurare l'attesa dei cittadini rispetto a questa variazione del ruolo del farmacista proprio nei mesi scorsi, e Ipsos ha certificato come la gente vuole che il farmacista faccia questi servizi nuovi, vuole trovare nella prossimità che la farmacia rappresenta un farmacista vaccinatore. Quindi noi, con il corso che renderemo disponibile dal 16 di giugno, prepariamo i farmacisti italiani su una tripletta, come la chiamiamo noi, cioè herpes zoster, papillomavirus e pneumococco, perché anche qua, mi rivolgo al presidente Acquaroli, potrebbe essere una grande opportunità per far sì che i cittadini marchigiani possano trovare comodamente in farmacia, come Ipsos ha certificato per oltre il 90% dei cittadini italiani come gradimento vorrebbero trovare. Ecco, quindi questo è un po' il senso di dire: utilizzate per fare prossimità i farmacisti, perché, come abbiamo dimostrato durante la pandemia, se ci affidate un lavoro, noi lo facciamo sicuramente nella maniera più corretta, più affidabile e quindi più anche importante per i risultati e gli esiti che noi auspichiamo. Io mi fermo qua, ringrazio ancora per la sensibilità il Presidente, la Giunta della
delle Marche, ma quello che voglio dire è che tutto questo è possibile soprattutto perché in questo momento i presidenti d'ordine delle Marche hanno dato una disponibilità forte a coinvolgere i colleghi e a formare i farmacisti. Quindi il ringraziamento va a tutti voi, ma anche ai presidenti dei miei consigli provinciali che stanno dando un contributo straordinario perché questi obiettivi vengano raggiunti. Grazie. Grazie, dottor Mandelli. Io passerei la parola, invitiamo ancora con al nostro governatore. Sì, mio è un saluto a tutti voi presenti qui e soprattutto un saluto all'onorevole Mandelli con cui abbiamo condiviso un percorso insieme qualche tempo fa. Io mi limito ad una valutazione. Nel momento in cui la fase in cui insomma siamo oggi stiamo attraversando, la fase che stiamo vivendo, una fase di fortissima difficoltà per la sanità e per i servizi e l'erogazione delle prestazioni sanitarie, io penso che la capacità di fare sinergia e squadra diventa l'elemento dirimente. Cioè noi non riusciamo a colmare un vulnus che si è creato per tutta una serie di variabili che magari voi conoscete anche meglio di noi, però possiamo, la prima grande risposta è ottimizzare le risorse che sono a disposizione, cioè mettere in campo tutte le energie in maniera tale che la risposta prestazionale sia la più efficace e efficiente. E la rete delle farmacie è sicuramente un patrimonio a cui noi dobbiamo attingere valorizzandolo, potenziandolo e mettendolo in condizioni di fare la differenza prestazionale. La differenza prestazionale nelle realtà, diciamo, metropolitane, ma io mi permetto di sottolineare soprattutto invece in quelle periferiche dove la presenza della farmacia diventa molto spesso l'unico presidio, e mentre nella realtà metropolitana può starci una concorrenza che può essere anche giustamente oggetto di discussione e di riflessione, perché ci possono essere più interessi che vanno a confliggere, la presenza del presidio farmaceutico in alcune realtà è da sola una garanzia di prestazione sanitaria, e qui va sfruttata, va potenziata, perché non c'è addirittura neanche conflittualità. In questo senso questo è un inizio importante. Come tutti i progetti dipendono da come noi non solo li caliamo ma come riusciamo a interpretarli, perché se noi oggi presentiamo un progetto ma poi dietro sotto sotto ci sono perplessità o altri tipi di limiti o di problematiche, difficilmente noi riusciremo a essere efficaci nel risultato. Quindi dobbiamo realmente cercare di costruirlo, il risultato, creando le giuste condizioni. Le giuste condizioni sta a noi nell'indirizzo, alla categoria dell'indirizzo, ma poi anche nel cercare di risolvere tutti i problemi. Su questo noi con il nostro vicepresidente Saltamartini stiamo a disposizione, perché crediamo appunto che questo momento di difficoltà debba essere un momento dove riusciamo a costruire con senso di responsabilità le risposte migliori, ma anche cercare di proiettare queste risposte nel futuro. Io vi ringrazio, non vado oltre perché rischio di rubare spazio a chi molto più di me ha conoscenza e consapevolezza delle dinamiche di cui stiamo parlando. Vi auguro buon lavoro e speriamo insomma che i primi risultati possano vedersi prima possibile. Allora, adesso proseguiamo con il dottor D'Ambrosio Lettieri, cioè il senatore Luigi D'Ambrosio. Sì, buongiorno. Mi sentite? Prego, senatore, prego. Buongiorno a tutti. Molto sinteticamente, mi fa piacere rivolgere un plauso alla Regione Marche, al suo presidente Acquaroli e all'amico assessore Saltamartini, per questo traguardo importante, un significativo passo in avanti per la Regione Marche, che ritengo sia attribuito alla capacità con cui Andrea Vitabile, Marco Meconi, Luciano Diomedi hanno saputo rappresentare in sede politica la disponibilità, l'impegno con cui le farmacie e i farmacisti marchigiani si pongono al servizio
della regione per migliorare i livelli di efficienza dei servizi erogati. Credo che valga la pena di ricordare che ad oggi la regione Marche è la prima regione che consente la somministrazione del vaccino zoster ai soggetti compresi nella platea indicata anche nel piano nazionale vaccinale, e questo credo che sia un importante segno che indubbiamente tanto Andrea Mandelli quanto Marco Cossolo sapranno evidenziare nel loro impegno istituzionale e nel rapporto col governo per andare avanti rispetto all'erogazione di questi servizi, che riscontrano un'adesione estesissima da parte delle farmacie, come è stato detto anche dall'assessore Saltamartini, che vede una platea altrettanto estesa di cittadini come fruitori dei servizi, ma che soprattutto in termini concettuali rilancia il valore della prossimità per migliorare l'efficienza del servizio sanitario nazionale a livello territoriale, in coerenza con quanto previsto dal DM 77. I processi di sviluppo delle scienze farmaceutiche e mediche e l'innovazione tecnologica riferita anche alla sanità digitale e alla telemedicina oggi consentono al cittadino di poter fruire di prestazioni rilevantissime, anche in considerazione del delicatissimo tema della cronicità ed anche in relazione all'aspetto particolarmente rilevante relativo alla carenza dei medici di medicina generale in particolare. Questo evidentemente consente al servizio sanitario della Regione Marche di fare un sostanziale passo in avanti. Come è stato ricordato, i farmacisti hanno dato prova di presenza, di capillarità funzionale all'efficientamento del sistema, e tutto questo si è sempre basato non soltanto su un'antica vocazione al servizio, ma anche sul valore delle competenze che ha trovato riscontro non soltanto in una riforma della classe di laurea che ha potenziato gli aspetti farmaco-biologico-medici tra le competenze del farmacista, ma in tutta l'attività formativa che rappresenta la condizione per garantire l'efficienza e la qualità delle prestazioni. Su questo aspetto abbiamo dato come Fondazione Cannavò il massimo della nostra disponibilità, il massimo impegno. In coerenza con le indicazioni fornite dalla FOFI, proseguiamo in questa direzione. Come anticipava il presidente Mandelli, dal prossimo 14 giugno sarà fruibile a tutti i farmacisti, ed in particolare ai farmacisti marchigiani, che sono i primi in Italia ad acquisire le competenze di dettaglio, perché la somministrazione del vaccino per l'herpes zoster possa avvenire in condizioni di appropriatezza, di garanzia massima per i profili di tutela della salute, ed è un altro tassello che si unisce al complesso mosaico di questo processo di evoluzione che vede la farmacia porta d'ingresso del Servizio Sanitario Nazionale in una logica che rilancia l'alleanza fra tutti gli operatori e fra essi e le istituzioni. Auguro a tutti veramente buon lavoro ed un ringraziamento per tutto quanto quello che avete fatto. Funziona, sì. Grazie onorevole. Io passerei la parola adesso per l'ultimo intervento online al nostro presidente nazionale di Federpharma, dottor Marco Cossolo, grazie. Sì, mi sentite? Pronto? Sì, benissimo. Sì, bene, buongiorno a tutti, saluto l'assessore Saltamartini e ringrazio per l'opportunità che mi è offerta. Vorrei complimentarmi anche con i presidenti di Federpharma
delle Marche e anche con i componenti del Comitato Centrale che vi hanno assistito in questo senso e vi hanno dato il loro contributo indispensabile. Ancora una volta devo sottolineare la Regione Marche all'avanguardia. Io non manco mai di ricordare quanto il vostro sistema di DPC, di distribuzione della DPC, sia dal mio punto di vista il migliore, più efficace, più efficiente che c'è in Italia, soprattutto anche per il meccanismo che voi avete messo in campo. Purtroppo non sono ancora riuscito a convincerli a estenderlo su base nazionale, ma devo dire che sarebbe veramente molto auspicabile, perché è un sistema che funziona molto più rapidamente rispetto ai sistemi tradizionalmente utilizzati. Voglio sottolineare che questo vostro impegno sulla farmacia dei servizi è ancora una volta innovativo, perché voi siete la prima regione che attua l'intero disciplinare fatto nel 2019 della farmacia dei servizi. In molte regioni è già partita la farmacia dei servizi, ma chi l'ha usata per le vaccinazioni, chi in parte ha finanziiato a suo tempo col Covid la tracciatura dei tamponi, chi ha fatto in modo sporadico altri tipi di iniziative, fascicolo sanitario elettronico, la prevenzione serena, eccetera. Qui invece mi pare che ci sia un progetto organico. E di questo vanno fatti veramente i complimenti sia ai miei colleghi presidenti che alla Regione Marche, perché si tratta di una cosa, secondo me, fatta bene con un progetto, ripeto, che prende tutta la farmacia dei servizi. È il primo esempio che io vedo di vera sperimentazione completa e armonica. Terzo ed ultimo, nuovamente siete innovatori con l'introduzione del vaccino sull'herpes. E devo dire che questa sperimentazione, che noi ovviamente alla quale guardiamo con grandissima attenzione, la prenderemo per esempio da portare anche in altre regioni italiane e la utilizzeremo ove e qualora vada a buon fine, come sono convinto, anche vedo qui il sottosegretario Gemmato che saluto, per stimolare le autorità nazionali ad estendere la possibilità di vaccinare in farmacia non solo l'herpes zoster, ma tutti i vaccini del piano nazionale di vaccinazione. Quindi anche in questo senso siete anticipatori e siete veicolo di stimoli per la nostra attività a livello nazionale, oltre che aver applicato, ripeto, interamente il disciplinare. Di tutto questo ringrazio prima di tutto la Regione che ha creduto nelle farmacie e che ha dato l'opportunità affinché tutto ciò avvenisse, ma poi faccio anche i complimenti ai dirigenti regionali e provinciali delle Marche, ma anche a tutti i farmacisti che hanno voluto raccogliere questa sfida. Quindi buon lavoro e teneteci informati, perché siete un laboratorio al quale guardiamo con molta attenzione. Grazie Presidente, adesso darei la parola al sottosegretario onorevole Gemmato, il presidente Acquaroli è qua, quindi prego onorevole, prego. C'è il sottosegretario Gemmato. Cosa? Buongiorno. Ecco il sottosegretario, è collegato. Eccoci, sì, mi sentite? Forte e chiaro. Perfetto, eccoci. Scusa, ma un attimo, perché devo rispondere delle interrogazioni. Essere qui. Eccoci qua, perfetto. Allora. Buongiorno al sottosegretario, allora, buongiorno a tutti. Passiamo subito la parola, sì, perché lo vediamo impegnato, quindi penso che dovrà liberarsi presto. Sì. Allora, il mio un indirizzo di saluto al tavolo di presidenza, ai colleghi farmacisti, in particolare al presidente Francesco Acquaroli, che è un collega e anche amico, e quindi mi complimento anche per l'ottimo lavoro svolto finora. E mi complimento perché, lo ricordava Marco Cossolo poc'anzi, il presidente della Federfarma che saluto, mi complimento perché è stata la prima regione a declinare fino in fondo la farmacia dei servizi
in maniera totalizzante e quindi accoglierne le opportunità e a declinarle fino in fondo in modo appunto da rendere sanità territoriale, che è la vera incompiuta del nostro sistema sanitario nazionale. Purtroppo durante il Covid si è evidenziata in maniera forte quelle che erano le carenze e sono le carenze del nostro sistema sanitario nazionale pubblico. Un DM 70 ha portato alla razionalizzazione degli ospedali, parallelamente non è stato attrezzato il territorio. Sicuramente le farmacie possono e devono diventare un anello fondamentale di dispensazione di salute, un anello fondamentale di come dire, prossimità e di professionalità a disposizione appunto delle comunità. In forza della pianta organica, non lo devo ricordare a voi, lo ricordo a me stesso, sostanzialmente esiste una farmacia in tutte le comunità della nostra nazione, dalla piccola, dal piccolo comune montano interno in area depressa fino ad arrivare al centro cittadino della metropoli urbana, esiste una croce verde e un camice bianco a disposizione dei pazienti. Ora questo, che è un valore tangibile e immateriale, finalmente diventa nell'agenda politica, nella mente del decisore politico, soprattutto nella percezione degli italiani, un valore da mettere a sistema. Quindi bene, bravo il sindaco, il presidente Acquaroli della Regione Marche, bravi i vertici sindacali che sono riusciti a come dire, evidenziare questa peculiarità. Ora la parte politica che io rappresento, quindi ministeriale, deve fino in fondo declinare e stressare l'opportunità che le farmacie pubbliche e private convenzionate offrono in tema di prossimità. Lo ricordava sempre Marco, la possibilità di estendere le vaccinazioni sicuramente è un valore, è una specificità da tenere presente, la possibilità di erogare tutta una serie di esami predittivi in farmacia, penso al sangue occulto nelle feci per la diagnosi precoce del tumore del colon retto, penso a una serie di indagini diagnostiche, quali possono essere la spirometria, l'elettrocardiogramma, l'holter pericardiaco, l'holter pressorio, tutta una serie di misure che possono e devono essere rese in farmacia, magari anche immaginando una possibile convenzione o sostanzialmente a far diventare la farmacia lo spoke di un hub che sono le case di comunità. Le 1350 case di comunità, l'abbiamo detto più volte, non rendono sanità territoriale, sono parametrate una ogni 45.000, invece esistono le farmacie pubbliche e private convenzionate, esistono i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, esistono gli infermieri che, lo voglio ricordare, chiudono un ciclo di laurea specialistica, quindi sono laureati a tutti gli effetti e possono diventare nel sistema dell'assistenza territoriale un anello di congiunzione, una figura professionale di riferimento. C'è da immaginare insieme la declinazione della misura 6 del PNRR e dei 15,6 miliardi che la dotano. È una sfida fondamentale, è una sfida che non possiamo né disattendere né perdere, e io sono convinto che sia una sfida da condurre e da vincere. Concludo con un'idea che mi piace ricordare sempre: insieme, diciamo, alla farmacia dei servizi, poi esiste la farmacia che per elezione è centro di distribuzione del farmaco. Quindi rompere la trilogia farmaco, farmacia, farmacista penso che non faccia bene a nessuno. Su una nuova governance farmaceutica stiamo ragionando a livello centrale. Immagino e spero che le regioni sappiano valutare questa opportunità, percepirne la portata e sostanzialmente fare in modo che la maggior parte dei farmaci possa tornare in farmacia e quindi essere distribuita in convenzionata, in modo da evitare che da un lato vi sia un risparmio tutto da verificare, ma questo è stato oggetto anche di un'indagine conoscitiva che ho incardinata nella scorsa legislatura, ma soprattutto per rendere la possibilità a tutti i cittadini di poter accedere al farmaco e quindi aderenza terapeutica, compliance terapeutica, cura del cittadino e risparmio per le casse dello Stato. Su questo concludo rinnovando i saluti a tutti quanti voi, abbracciando il presidente Acquaroli, facendolo in bocca al lupo anche, insomma, per questa ennesima
disgrazia che ha colpito purtroppo in larga parte l'Emilia, ma anche le Marche, quindi ti sono e vi sono vicino come uomo di governo e come amico soprattutto per quello che è successo, rinnovo la mia disponibilità ad essere sempre con voi. Un abbraccio e buona giornata a tutti. Grazie al sottosegretario Gemmato che per le sue parole e per il contributo che ha dato. Speriamo di averti presto qua, Marcello, con noi. Passo la parola a Federfarma. Grazie. Io ringrazio tutti i vertici nazionali che hanno voluto partecipare a questa conferenza stampa. Hanno detto tutto praticamente. Quello che posso dire io è che Federfarma registra una soddisfazione enorme per l'obiettivo raggiunto, anche se lo consideriamo più un punto di partenza. Dobbiamo ringraziare la Regione in tutte le sue componenti, la parte politica, dottor Acquaroli, dottor Saltamartini, che credono molto nella farmacia, lo credono non solo a parole, perché abbiamo sentito tutti alla fine cavalcano l'onda, no, quando succede il Covid. Noi non per questo, non per nulla, siamo stati i primi a fare, abbiamo fatto per primo, poi, non tra i primi, il vaccino anti-Covid. L'accordo, la Regione Marche è stata la prima in Italia. Siamo stati tra i primi ad attuare tutta la procedura per i tamponi. Adesso siamo ancora i primi, in questo mese scorso, ad attuare la procedura per i tamponi pro streptococco. La Regione ci crede nelle farmacie, le farmacie restituiscono tutto quello che possono perché reagiscono sempre in modo veloce. Un ringraziamento particolare per questa, proprio per la farmacia dei servizi, dobbiamo al dottor Luigi Patrignani, che ha seguito l'iter dall'inizio alla fine e è stato molto travagliato, ma nonostante tutto, anche come avete sentito, siamo arrivati primi anche qua. Io più di questo non so come possa essere questa collaborazione, no? Dopo ci sarà, sì, ci sono le domande sicuramente. Noi adesso dobbiamo solo meritare questo ruolo nuovo che ci siamo guadagnati sul campo col Covid e stiamo proseguendo anche con queste nuove azioni. Per cui penso che la farmacia ce la può fare. Per quello che riguarda i numeri, prima delle domande magari passo la parola anche al dottor Marco Meconi, che oltre che vicepresidente è anche presidente o presidente, il rappresentante delle farmacie rurali, quelle che nel territorio forse sono i più importanti perché i vaccini li hanno fatti più loro che noi in città, dove c'era l'hub vaccinale e dove la farmacia è molto più importante, come è stato ricordato. E soprattutto lo ringrazio per aver accettato la delega alla farmacia dei servizi, che anche questo, anche lui, è costato molto lavoro. Io passerei la parola a lui per i numeri in questa operazione. Grazie Andrea, grazie a tutti, grazie al Presidente, all'Assessore e, come ha detto giustamente già il Presidente Avitabile, grazie al Dottor Patrignani e agli uffici della Regione, senza dei quali non saremmo arrivati qui, ma senza dei quali non andremo da qui al 31 dicembre, perché questa sperimentazione domani parte, ma il lavoro che è stato fatto è stato grande, il lavoro che si farà da domani sarà ancora più grande, perché io, diciamo, dal territorio dove stiamo andando a portare la piattaforma, come già evidenziato dall'assessore, dal territorio dove andiamo a spiegare i progetti, riporto la forte adesione dei colleghi che si sono già formati o hanno iniziato a formarsi per fare questa importante sperimentazione, ma porto anche la grande volontà di cambiare il proprio ruolo professionale, come già stato detto benissimo dai nostri vertici nazionali in tutte le declinazioni. Questa sperimentazione, l'assessore l'ha molto ben descritta, nasce su quei pilastri, su tutti i pilastri che originavano dal disciplinare del 2019, ne aggiungeva alcuni regionali, che appunto uno dei due è il vaccino dell'herpes di cui avete sentito molto parlare, era una cosa in cui crediamo molto, stiamo lavorando e siamo quasi pronti anche per poter partire anche con quello. I numeri sono numeri molto confortanti nella nostra regione, perché già nei primi 3 mesi dell'anno, a totale carico del cittadino,
abbiamo effettuato circa 6.000 prestazioni di telemedicina dalla piattaforma, tra l'altro, che ci fornisce i dati, perché ci sono altre farmacie che usano piattaforme diverse o indipendenti, ma la grande maggioranza usa la piattaforma di Federpharm, appunto, e nei primi tre mesi abbiamo effettuato soltanto di ECG, 3.300 ECG, 290 circa di questi erano codici gialli, quindi non sono stati inviati a sovraccaricare il pronto soccorso, ma gli è stato già dato l'indirizzo giusto dove rivolgersi, cardiologo, medico di base o altro. E invece 30 erano codici rossi e sono stati inviati al pronto soccorso. Da questa sperimentazione noi già attendiamo la conferma di questi dati. Abbiamo coinvolto, lo ricordava l'onorevole Mandelli, tanti professionisti, perché per seguire 40.000 circa cittadini sono coinvolte 265 circa farmacie e all'incirca 600 professionisti della salute farmacisti. Quindi sono tante persone tutte pronte a farsi carico della salute pubblica per dare sostegno al sistema sanitario regionale, per sgravare le liste d'attesa o perlomeno per cercare di renderle meno pesanti in alcuni servizi, per essere la spalla sul territorio del servizio sanitario regionale. Poi se ci sono domande sugli aspetti tecnici sicuramente li potremo affrontare dopo. Vi dico solo che porto anche il saluto del dottor Eugenio Leopardi, che è il presidente di Udifar, che per motivi per impegni precedentemente presi ha dovuto abbandonare, ma insomma anche lui si complimenta con la nostra regione, col presidente Acquaroli e con l'assessore Saltamartini per l'illuminata visione della farmacia e della salute pubblica che hanno, cosa che, a cui mi associo, perché veramente noi lo riscontriamo tutti i giorni, questa visione illuminata. Credo di poter lasciare la parola al dottor Pieri, che rappresenta le farmacie comunali. Sì, grazie a tutti quanti sono intervenuti prima, grazie alla Regione, al suo Presidente e anche all'assessore Saltamartini per l'invito e per il lavoro che insomma tutti insieme stiamo portando avanti ormai da tanto tempo. Prima il sottosegretario Gemmato credo abbia usato le parole creare le giuste condizioni. Nella Regione Marche, l'ha sottolineato il presidente di Federpharma Marco Cossolo, le giuste condizioni sono nel rapporto con le farmacie, sono già da diversi anni, da parecchi anni che sono create. Ha sottolineato il lavoro che stiamo facendo per la distribuzione per conto, che ha avuto il suo massimo, il suo apice sotto il periodo di Covid, quando le farmacie ospedaliere non potevano distribuire i farmaci per le patologie cosiddette gravi o comunque croniche, e l'abbiamo fatto noi e lo continuiamo a fare. E questo lavoro nel creare le giuste condizioni va dato merito alla politica, ma va dato merito molto spesso a chi poi le decisioni che la politica prende le attua, e in questo caso Luigi Patrignani. Io sono vicepresidente nazionale di Assofarm, che è l'associazione che rappresenta tutte le farmacie comunali, e Luigi Patrignani, e in questo caso la Regione Marco, ormai da diversi anni è la regione che viene presa ad esempio rispetto ad alcune pratiche, quindi a lui va nel rapporto con noi un merito grandissimo nell'applicare le scelte che la politica fa, e non capita in tutte le regioni di avere questo tipo di rapporto, indipendentemente dai colori politici e indipendentemente dalle scelte che vengono fatte, e quindi a lui va il grande merito anche nel collaborare e nel portare avanti le scelte che vengono fatte. Detto questo, io credo che il ruolo della farmacia in senso generale è stato messo in evidenza da tutti ed ha avuto il giusto merito rispetto a quanto è avvenuto, soprattutto sotto il periodo della pandemia. C'è stato il giusto riconoscimento di quello che già si faceva e che ha avuto un'implementazione sotto il ruolo della pandemia. Siamo in una regione che in queste settimane ha presentato il nuovo piano sanitario regionale, che ci ha visto coinvolti, tra virgolette, anche nella sua parte di costruzione sulla parte finale. E io credo che vada sottolineato rispetto a quel piano quello che può essere il ruolo della farmacia, che può avere come presidio sanitario territoriale fondamentale. Lo diceva prima il Presidente, prima ci sono luoghi
d'Italia in cui non c'è più nemmeno la chiesa come luogo istituzionale, è rimasta solo la farmacia. La farmacia può essere coinvolta ulteriormente per la sua capillarità territoriale, per far sì che si sgravi il lavoro che poi la sanità vera e propria può avere nei suoi presidi principali, che sono la rete ospedaliera e via dicendo. Ma su quei territori la farmacia può svolgere un ruolo. E noi chiediamo, io lo chiedo con forza a nome delle farmacie comunali, ma credo di poterlo dire a nome di tutti, che vada inserita all'interno del piano una voce specifica in cui venga previsto il coinvolgimento della farmacia territoriale nelle case della salute, nelle case di comunità. Ci deve essere un ruolo, questo ruolo va benissimo così com'è, va aggiunto, perché lo meritiamo, perché se lo meritano i cittadini e perché se lo merita una regione come la nostra, che è, come dicevo prima, è all'avanguardia, è stata all'avanguardia e speriamo che possa essere anche in futuro. Grazie Presidente. Allora, ai giornalisti, se devono formulare domande, siamo qua. Tu l'hai già chiesto prima. Pio Guerra deve chiedere qualcosa. Pio, no, nulla. Cursi? Niente? Tutto a posto. Allora, se non ci sono altre domande, vi ringraziamo e alla prossima conferenza stampa. Grazie.